quella che andiamo a fare oggi non è una normale prova, anche perché non vado a provare assolutamente nulla, ma andiamo alla scoperta di un nuovo brand, Cupra. Sì, ma Cupra non c'era già. Ma sì che c'era Cupra, però era diverso rispetto a quello che oggi Demeo e soci ci vogliono presentare, anche perché è stata formata una bella squadretta. Sono tutte persone che provengono, alcune anche da Abarth, come lo stesso Demeo e ad esempio Abate o anche altri manager, e poi se ne sono affiancati altri che arrivano dal gruppo Volkswagen per creare proprio questo nuovo brand, che non credo faccia concorrenza ad Abarth, ma dovrebbe riposizionare Cupra non solo sportività ma anche comfort e lusso. Andiamo a vedere. Vedi, aeroporto più piccolo rispetto a quello ovviamente di Linate, qui partono solamente i voli privati, ma è sempre Linate. Eccoli lì i voli privati, vedi? Guarda gli aerei. Top. Pietro Antonio Vianello, ciao. Direttore di Cent Italia, buongiorno. Ciao Emiliano. Io conosco benissimo Cupra, perché lo guidate tanto anche in gara, eccetera, eccetera, ma oggi andiamo a vedere qualcosa di diverso, sì. Giusto? Cosa cambia? Allora, confermeremo la passione dei motori che ha sempre distinto Cupra, sì. Ma ci saranno delle sorprese che potrai scoprire durante la giornata. Tipo, sorprese? Le sorprese riguarderanno il posizionamento di Cupra, okay. E i modelli, sì, che usciranno, sì. Ma okay. Non ti voglio anticipare, dovremo vedere. Va bene, adesso lo vediamo alla conferenza allora. Va bene, rimane la curiosità, adesso andiamo a prendere l'aereo e poi atterriamo a Barcellona alla Seat. E comunque dopo l'elicottero della 24 ore delle Alpi, anche questo aereo privato. Il problema è sempre lo stesso, tocco con la testa. Il bello di queste aeree è che a posto libero, cuscino d'emergenza, tanto spazio per le gambe. Chissà se mi fanno fare la partenza in cabina. Andiamo a chiedere. Hi, is it possible to sit there? To talk to them? Yeah. What's your opinion? Do you want to have a guest? The big master for me is okay. I don't know if it's possible. Yeah, it's possible. Oh, one person already asked me. Okay. Maybe when we come back I will ask them if it's possible. Ci ho già pensato, mi hanno fregato la partenza, però forse riesco a fare l'arrivo. È stata anche l'hostess a dirci che dobbiamo aprire il portellone se precipitiamo. Pazzesco. Vista di decollo. E poi andiamo. Sui motori a cannone e vai. Io non mi spiego come questa ala possa generare così tanta portanza per alzare tutto sto aereo. Il miracolo si è avverato. Ok, questo è il programma di oggi, conferenza stampa alle 15, prima Semagna ovviamente, tavola rotonda con Rabe, che è il vicepresidente della ricerca e sviluppo, poi vicepresidente vendita e marketing Griffiths, Luca Demeo, presidente della SEAT italiana, quello che è un altro dei nomi fondamentali per lo sviluppo di questo progetto, e poi possibilità foto e video, e poi alle 21.30 si torna a casa. Cupra diventa un marchio indipendente della SEAT, formula Cupra, unicità, ricercatezza e prestazioni, e questo è il concetto che ci aveva anche espresso Vianello. Cupra Ateca, quindi ci sarà la Teca Cupra, la prima vettura al mondo marchio, e poi c'è la Cupra DCR 2018, e questa sono curioso di vederla. Questo volo mi sta facendo venire una certa fame. Riso nero, un po' di prosciutto crudo, verdura non c'è, c'è della frutta, del pane, questa pagnotella deve essere anche buonissima, super buona, cannolino siciliano fatto da francesi, e poi un altro bignè. Vabbè, mangiamo. La cosa fighissima è che quelle del catering si sono dimenticate in casa le posate, eccola qui la posata con cui mangerò. Solitamente si ricavano le cose dal pieno, io ho ricavato la posata dal bicchiere. Se funziona, sono un grande. Funziona. E dopo dicono dell'Alitalia. Il fatto che prima la hostess si sia raccomandata molto di leggere le istruzioni per l'uscita di emergenza e l'assenza delle posate non mi fa molto ben sperare sul fatto che ci sia la benzina nell'aereo. Pedali non ne vedo. Sotto Barcellona, guarda che bella la vela, ci ho dormito lì dentro una volta, posto bellissimo, Barcellona, stupenda, a benzina, mi sembra che più o meno ci siamo, ma siamo quasi arrivati all'aeroporto, vi faccio anche vedere davanti, incrociate le dita per me. Dai che forse ce la facciamo ad atterrare, si sono dimenticati solamente le posate e non di fare la benzina, ormai in pista ci arriviamo anche a motore spento. Adesso andiamo a vedere la sta Cupra. Grazie, ciao.
Niente, il cioccolatino, ci mancava solo quello. Fortuna siamo atterrati, è terra. Vi vedo? Non vi vedo. Vi vedo? Non vi vedo. Tu che sei da Cariano hai girato l'Europa in ciao. La verità è, cioè non è che ho girato in ciao. Collissimo. Collissimo. Sei riuscito a mangiare prima? Deposato, ce l'avevi? Avevo uno stuzzicadente. Ah, e io mi sono ricreato invece col cucchiaio, ora volevo sapere tu come avevi fatto. No, uno stuzzicadente, però c'è la possibilità di prendere il riso. Il riso come hai fatto? Con le bacchette? No, utilizzando la copertura in alluminio della mousse di frutta. Arrotolandola si faceva. Io invece ho rotto un bicchiere di plastica, sì, però c'è il rischio di farsi male. C'è il rischio di farsi male, invece il suo, vedi, da grandissimo, da Cariano, con grande esperienza, perché ti sei già fatto male tu quel bicchiere rotto, per quello, esatto. Per quello che lo sa. E questo è il primo prodotto del brand Cupra, un autobus, il Risar 16 si chiama, quello qui. No dai, scherzo, uno Scania. Con i colori del brand Cupra saranno questi i colori con cui questo brand arriverà sul mercato. Quindi questa striscia dorata con il blu e il bianco. Bello! Ed eccolo il logo di bronzo su sfondo nero, qui diventa sempre più grande. Siamo a Terra Mar, qua ci sono due curve paraboliche, sembra di essere a Monza, purtroppo oggi non guidiamo, facciamo solo la conferenza stampa, solo, tra virgolette, del nuovo brand. Finché aspetto l'inizio della conferenza stampa vi faccio vedere la pista, guardate che bello che è questo rettilineo, è in realtà non è proprio un rettilineo, è una semicurva con la sua bella parabolica là in fondo, sembra quella di Monza, vi faccio notare come anche il rettilineo stesso abbia una parte parabolica e poi di lato gli ulivi. E qua i pini. Alberi dappertutto e qua si correva. Una volta ci ho fatto un bel giro con Jordi Genè recentemente, con una, non mi ricordo, una Leon da corsa di qualche anno fa. Abbiamo preso quella parabolica a cannone. Se lo vedete non c'è neanche il guardrail. Pazzesco. Ha talmente tanti anni questo circuito, forse uno dei più antichi di Spagna, che ci hanno corso davvero tutti, anche i cani. Vi spiego un po' come dovrebbe andare, se ho capito bene, Formula Racing, cioè FR dovrebbe rimanere abbinato al logo Seat, Leon rimane sempre col marchio Seat fino al cambio del modello anche nella variante Cupra, mentre Ateca tutti i nuovi modelli che avranno appunto la declinazione Cupra, quindi Cup Racing, avranno il nuovo logo che vi ho fatto vedere prima. Quindi per intenderci la Cupra Ateca non ha questo logo davanti. Scusate, ho chiesto che colore è, blu o verde? Mi ha risposto ottanio. Cioè è verde petrolio. Ah, è verde petrolio. Okay, però altre persone mi hanno detto che è blu. È ottanio. A questo punto è ottanio. Questo? Questo è rame. Questo è rame e poi il bianco era bianco. Esatto. Il test di Ishiara. Ishiara? Ishiara. Ah, Ishiara, anzi. Sì. Quelli che vedi i numeri nei fiorecce. Sì, li passo. Tutti? Io ne vedo 3 su 12. Io mi metto i numeri e ogni tanto ci azzecchi, come alterno all'8 più o meno. E che inizia la conferenza stampa, non ci posso credere. Come al cinema, mi sono seduto in mezzo. Facciamo un giochino, il primo che mi commenta che vuole questa agenda gliela mando, il primo che commenta che vuole questa chiavetta USB, sempre di Cupra, gliela mando. Ecco Luca De Meo, parla del nuovo brand. So good afternoon, ladies and gentlemen, and also from my side, thank you very much for joining us today at Terra Mar. I'm sure that in your working life you have participated to many presentations, to celebrations, to present you the new Cupra brand. But before jumping into the main topic of Cupra ST, questa mantiene il logo Seat, però i cerchi bronzo e ci sono alcune modifiche estetiche alla vettura, fibra di carbonio, eccetera, eccetera. Democratize Motorsport Elements. Execution based on the today's Cupra Leon Cupra ST. We have a very special guest beside us, Cupra Ateca. Ecco la Cupra Ateca, questa è la prima macchina con il brand Cupra.
Ed ecco la Cupra 2018. Bella, questa Leone invece ha il logo Cupra. Come al solito, sempre molto bella questa macchina. È stata la prima, diciamo, delle TCR moderne. Ed è sempre molto bella, ci sono alcuni aggiornamenti all'elettronica, alcuni upgrade alla vettura, ma sostanzialmente rimane molto simile alla precedente. Bene, Luca, abbiamo chiuso la conferenza stampa, adesso andiamo a vedere la macchina da vicino. Eccola qui la Tecca Cupra, ve la faccio vedere velocemente finché c'è poca gente intorno, ne approfitto. Vettura che mantiene la scocca, sostanzialmente l'estetica della vettura originale, ma viene notevolmente sportivizzata sia davanti che dietro con l'introduzione di nuovi dettagli. Guardate che scarico, sembra veramente la RS6 con questi quattro scarichi tondi, l'estrattore d'aria e poi un paraurti che è stato personalizzato con l'introduzione di questi tasselli che vanno a rendere molto più maschio il look della vettura. Rimangono i classici fari full LED, da notare anche il brand Cupra qui al centro del portellone, come Cupra anche qui nella parte bassa. Cerchi da 19 pollici, 245-40, minigonna nera, bella la colorazione, molto mi piace, disco anteriore con campana in alluminio, disco in acciaio, bellissimo, da 380 con pinza Brembo a 4 pistoncini, notare anche il logo Audi, vabbè, ovviamente qua fa tutta parte del carryover del gruppo. Per quanto riguarda il logo Cupra, viene riportato anche all'interno del cerchio. Cambiano anche alcune cose all'interno del gruppo ottico anteriore, è leggermente diversa la firma luminosa, più che altro è diverso il colore all'interno della parabola, c'è più nero, c'è più contrasto, e cambia anche la parte bassa del fascione paracolpi con l'introduzione di questa calandra nido d'api, la vedete parzialmente chiusa, questo per andare a migliorare l'aerodinamica. Bello anche Cupra qui sotto, come andare a sottolineare l'appartenenza di questo modello alla nuova famiglia. Logo Cupra con sfondo in fibra di carbonio, anche questo è molto bello, anche qui finitura a nido d'ape. Andiamo a vedere anche un po' come è fatta dentro, bello lo specchietto bicolore, dovrebbe esserci, cioè, in effetti c'è la strumentazione digitale, anche qui mi sembra quella della Polo, a vederla così velocemente, sì, c'è quella derivazione, molto bella, è stata personalizzata nella grafica con tagiri e tachimetro destra-sinistra, il computer di bordo nella zona centrale, sistema multimediale invece che riporta tutte le informazioni che riguardano la dinamica di guida della vettura. È stata molto personalizzata, cambio a 7 rapporti, ovviamente la trazione integrale 4Drive è stata personalizzata dai tecnici SEAT per assicurare una migliore guidabilità. Da notare il logo Cupra anche qui sul volante, sedili con finitura in Alcantara, ovviamente di tipo sportivo Alcantara, che ritroviamo anche qui sul poggia testa. Vi faccio vedere anche dietro la personalizzazione della vettura, ovviamente è sportività ma anche lusso tra virgolette, è una diciamo ricerca del miglior compromesso fra questi due elementi, questa brand, ed in effetti guardate che belli che sono questi interni, anche bellissimo questa finitura simile fibra di carbonio, questa trama, troviamo anche qui sotto la possibilità di andare a ricaricare il cellulare, bella anche questa possibilità di stivare il cellulare all'interno della parte alta del cassettino. Per quanto riguarda la parte alta abbiamo uno spoiler dedicato, vorrei vedere se ci sono modifiche anche all'interno, vediamo un secondo rapidamente, portellone ad apertura elettroattuata, modifiche al bagagliaio non ce ne sono, direi che i bagagliai Cupra non ne ho ancora visti, ma 60-40 con porticina per stivare gli sci, perché comunque la macchina rimane molto utilizzabile tutti i giorni. Peccato che qui non abbiano messo un tappo della benzina Cupra, ci sarebbe stato bene, magari lo metteranno più avanti. Andiamo avanti, vi faccio vedere anche la Cupra TCR 2018, motore da 350 cavalli, rispetta il BOP 2018, è stato fatto recentemente se non vado errato. L'estetica della vettura cambia in particolar modo qui nella zona anteriore, è stata introdotta molta fibra di carbonio, bellissima anche, devo dire, molto bella la fibra di carbonio qui nella zona anteriore, è stato modificato anche il
la zona anteriore, qui più che altro è una questione grafica, è stato leggermente allargato il passaruota che gira intorno al gruppo ottico, anche questo con un contrasto maggiore. Se non vado errato, anche la presa d'aria è stata leggermente modificata nella forma, c'è cioè questa rete che permette di vedere all'interno del motore. È stato introdotto anche qui il logo Cupra, molto bello, con la parte bassa che avevamo già visto nel modello precedente, e anche qui il logo Cupra a firmare la rete che protegge il radiatore. Andiamo a vedere se ci sono delle modifiche anche all'interno. Non mi sembra, il modello è l'evoluzione, c'è il cruscotto di fibra di carbonio, questa è la versione con il cambio DSG, volendo c'è anche quella con il cambio VersaDev a 6 marce, quello più sportivo, pedaliera rialzata, strumentazione super top della AM, e poi anche qui il logo Cupra sul volante. Bellissima macchina, molto bella da guidare, va fortissimo. Speriamo di farci qualche gara quest'anno. Luca De Meo, grandissimo manager, sono molto contento del fatto che abbiate lanciato questo brand. Tu sei abituato a lanciare i brand? Bene, è una cosa che mi diverte abbastanza. Però ti viene bene anche solitamente. No? Lo spero, però credo che sia per Seat, credo che sia una grande opportunità, sinceramente. Sì? Penso di sì. Ho visto che avete obiettivi ambiziosi, avete una gamma che è già molto ampia di prodotti. Come mai Leon non porta il brand Cupra ancora? Beh, dacci un pochino di tempo, siamo nati oggi. C'era per curiosità, cui... ho visto che tutte ce l'hanno, Leon avete lasciato. Sì, perché arriveremo con la prossima generazione. Ok, ho capito, comunque complimenti, la Rona bellissima. Devo dire, bene, molto... allora tu voti la Rona? No, la Rona devo dire che ha conquistato quel tocco di sportività in più che magari le manca nel modello standard, sì. E invece con la versione Cupra l'ha preso, bravi. Dai, allora ti ascolteremo. Dai, anche voi, e voi quale preferite della lineup della Cupra? Ditecelo qua sotto. Ditecelo così. No, così lui vede, decidiamo. Così lui vede, poi decidiamo. Ve la faccio vedere anche in bianco. E vi faccio vedere anche il motore da 300 cavalli che è stato personalizzato nella cover del 4 cilindri con l'introduzione anche qui del logo Cupra, bella! In tutto questo turbinio di novità cupresche non poteva certo mancare la Ibiza Cupra, anzi Cupra Ibiza. D'ora in poi è una vettura che deriva dall'esperienza accumulata dal gruppo Volkswagen con l'Apollo GT, quindi ne condivide la stessa piattaforma MQB A0, ma a differenza della vettura dalla quale deriva, tra virgolette, perché a dire la verità sarà la Ibiza la prima a portare su strada la piattaforma MQB A0, avrà un setup completamente differente, quindi la vettura sarà anche diversa da guidare. Per quanto riguarda la parte estetica, c'è un bello splitter in fibra di carbonio qui nella zona anteriore, c'è il logo Cupra all'interno della calandra, molto ben fatta, con questi triangoli verniciati, triangoli che ritroviamo anche nella parte bassa, e uno stile questo che viene ripreso anche nella zona laterale dove troviamo i fendinebbia. Fari ovviamente full LED. Per quanto riguarda la meccanica, degna di nota è la presenza di questi mega dischi con frenati da pinza monopistoncino, eccola qui, però di generose dimensioni, qualcosa che avevamo già visto sulla Golf R, ma che ritroviamo anche sulla GT Club Sport. Cerchi da 17 pollici, gommati Michelin Pilot Sport 4S, una vettura che ha fibra di carbonio un po' ovunque. Una delle novità riguarda ovviamente anche gli interni, dove troviamo la strumentazione completamente digitale, la stessa che troviamo anche su Polo, ovviamente il logo Cupra su sfondo similfibra di carbonio, una finitura anche qui grigia che va a riprendere il colore dell'esterno, e poi tutto il sistema multimediale che è praticamente identico a quello del top di gamma della normale Ibiza. Selleria sportiva, ovviamente sedili con anche qui similfinitura fibra di carbonio, molto bella, con cucitura a contrasto Alcantara al centro con cucitura gialla. Bella devo dire la vettura. Vi faccio vedere anche la parte posteriore, dove spicca ovviamente l'estrattore dell'aria con lo scarico nella zona sinistra, sdoppiato ovviamente vero, e l'estrattore d'aria direi generoso nelle dimensioni. Logo Cupra, anche qui lo vediamo al posto di quello Seat che abbiamo visto sino ad oggi. Ovviamente faro full LED, degna di nota anche la presenza di questo alettone nella parte alta, che va a dare un tocco di sportività e di tamarraggine in più. Bellissima. Antonino Labate, grandissimo arrivo per quanto riguarda il brand Seat, sei qua già da un po', hai una definizione lunghissima per quanto riguarda il tuo job, ce la sì, vuoi dare? Sì, vi do la definizione del mio job, sono in Seat da circa 12 mesi, sì? E sono il responsabile della strategia, dello sviluppo del business e delle operation di Cupra. Beh, quindi praticamente sei
quello che ha deciso cosa si deve fare? Ah, diciamo uno di quelli, uno che, di quelli hanno lavorato, che ha lavorato affinché di più si definisse cosa fare. E l'ha fatto perché hai una grandissima esperienza con Abarth, di fatto. Ecco, questa è la cosa. Non si può dire? No, sì, certo che si può dire, anche perché però Abarth anche è una storia di però successo. Però anche da lì siete partiti da zero, sì, praticamente, sì, vero? Abarth ha una storia forse ovviamente più ampia rispetto a quella che può avere sia Seat che Cupra, però di fatto no, però, avete ricostruito un brand da zero, sì, cosa che state facendo anche da qui. Sì, qui, no, però permettimi di fare due considerazioni. Nel caso di Abarth, noi abbiamo impostato un'operazione di quella che si chiama Transiting Positive Brand con, okay, Actualization. E invece nel caso di Cupra l'operazione è un po' più da foglio bianco. Cioè, l'ambizione è di ovviamente avere una storia di successo come è stata quella di Abarth, se possibile anche un po' meglio, ma soprattutto individuare uno spazio nel mercato che oggi, certo, nessuno copre, certo, per conquistare nuovi clienti. Ma detta in termini più corretti, quello che abbiamo fatto oggi è davvero, come ha detto Luca De Meo, una grande dichiarazione d'amore per tutti quelli che amano le automobili e hanno la passione per la sportività. Infatti, sulla base di vetture Seat, che comunque sono diventate delle ottime macchine nel corso del tempo, avete costruito delle macchine, soprattutto partendo anche da questa Ateca Cupra, che fanno un bel effetto, cioè quando la vedi ti lascia qualcosa. Okay. E questa cosa qua è piacevole. Sì, beh, diciamo che il Cupra Ateca. Sì, Cupra Ateca, noi, è vero, perché ha cambiato nome. Ateca, Cupra Ateca. È il nostro primo prodotto, ovviamente ne siamo orgogliosi in quanto è una proposta unica nel suo segmento. Sì, sono rimasto impressionato, devo dirvi, non lo può dire lui ma lo dico io, anche perché probabilmente lui non lo pensa ma lo penso io, che vedere le macchine con un brand diverso fa tutto un altro effetto. E questa cosa qua, ecco, lo dico io, però fa veramente tutto un altro effetto. E è anche bella la scelta del tribale. Sì. Da dove viene? Beh, guarda, allora il nuovo logo di Cupra nasce da diciamo l'incrocio delle due C, no? Le iniziali di Cupra. Sì? Okay. Ovviamente l'ispirazione è da alcuni segni estetici di alcune diciamo tribù datate nel tempo. Ci piace, ci è piaciuto da subito perché esprime questo senso di coraggio, di orgoglio, di appartenenza, di precisione, di determinazione. Tutto questo è davvero quello che sta muovendo questo progetto dentro Seat, dove sorprendentemente per me, che sono arrivato solo 12 mesi fa, ho incontrato una grande passione, un gran numero di talenti con una determinazione pazzesca a muovere Seat in un'altra dimensione, e Cupra è questo. Quindi grande soddisfazione per noi oggi, grande, grande emozione. Siamo abituati ad abbinare il brand Cupra a momenti dove c'è puzza di olio, di benzina e di ruote bruciate, sì, invece di fatto adesso Cupra poi si apre non solo al garage del box, ma del Gran Premio, ma di fatto sì, la dico visto in maniera più precisa, la dico in maniera più precisa, quello che si sta sviluppando è un universo di Cupra che ha il suo epicentro nel racing e nel motorsport, perché non rinneghiamo assolutamente il nostro DNA. Anzi, avete presentato la THR 2018. Anzi, non solo, ma ti invitiamo a Ginevra per venire a scoprire qualcosa di più eccitante. Vero, venite a Ginevra perché succede qualcosa. Sì, che sarà ancora più eccitante. Quindi non rinneghiamo assolutamente l'origine e il DNA del motorsport di Cupra. Stiamo costruendo un mondo intorno che non è fatto solo di collaborazioni come la bicicletta, okay, o questi piccoli studi per avere delle capsule, sì, dedicate completamente, sì, handmade, ma stiamo lavorando alacremente allo sviluppo di esperienze molto particolari per i nostri clienti. E qui mi ricollego al senso del perché un tattoo, perché una tribù. Noi crediamo fermamente che nel mercato all around the world c'è tantissima gente con la nostra stessa passione, e quindi siamo sicuri che la risposta che diamo a tutti loro sarà ben recepita. Bene, grazie. Grazie a te.
Eccoci qui, vlog terminato, la Cupra Ateca è il primo prodotto di una lunga serie di prodotti Cupra che arriveranno sul mercato più avanti. Peccato che in Italia si paghi il Superbowl, ho superati i 250 cavalli, per cui la Ateca Cupra potrebbe avere dei problemi, sempre che non facciano una versione da 250. Mi piacciono anche Ibiza e Arona, che invece potrebbero avere un grande successo, visto e considerato che la cavalleria a disposizione sarà sicuramente entro i limiti del Superbowl. Un brand che manifesta design, un brand che manifesta ricercatezza, un brand che manifesta voglia di guardare il futuro con le versioni plug-in hybrid ed elettriche che arriveranno più avanti, un brand che è stato sviluppato da persone che hanno già dimostrato di saperci fare con il lancio di nuovi marchi. Abarth ad esempio, per quanto riguarda Luca De Meo e la sua crew, ovvio Abarth forse era un pochino più semplice da lanciare rispetto a un brand completamente nuovo come Cupra, ma sono sicuro che qualche idea di come fare ce l'hanno. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it e fare un grande in bocca al lupo al brand Cupra. Ciao! Ed ecco qui il giretto in cabina, ci sono, vai, che figata! Ciao! Ciao, nice to meet you guy. Che figata ragazzi, troppo bello! In cabina delle Briar 135, farò qui il call. Top Mike 12, all good to 162. November Cortos, bravo Sierra. Yes. November hasta Cortos de Bravo Sierra, 1846. He's complete and I'm ready. Hello. Et time 06 sur contrôle. My control, take off top, my Lima. Doing full Fox through Lima, hello, you can line up on runway 25 left. And thrust set, check thrust. We're gonna line up and wait on the 25 left, you're moving 4 Fox. Checked, speed alive. 1886 and keep up on low number 2, after the Eurowings, line up on runway 25 left behind. 80 knots. After Eurowings, line up and wait on runway 25 left behind, right on our 860 and keep up. V1, update. Positive climb. Yeah. Nose in taxi. Gear is up. 400 feet. Attends, attends. Check. Midway Dingberg, now we're ready. I'm sorry.